Siamo con la senatrice Stefani, oggi giornata diciamo frizzante sul discorso dell'autonomia, che però va avanti insomma. Sì, il tema dell'autonomia sembra sempre sollevare queste discussioni che in realtà possono essere benissimo risolte nel momento in cui si conosce bene il contenuto anche dello stesso disegno di legge Calderoli e si conoscono i temi del regionalismo differenziato. È stata in certi versi una discussione anticipata di quella che sarà quando arriverà il provvedimento in aula, dove si capiscono un po' le posizioni e si capisce anche che purtroppo c'è ancora troppa ideologia, e c'è ancora un tipo di politica che si alimenta sulla contrapposizione nord-sud, che probabilmente si cerca di recuperare qualche voto trovando sempre un responsabile, qualcun altro che risponda per sé. Invece il regionalismo differenziato ha due conseguenze necessarie. Per un verso il controllo dei conti, perché i costi standard, i fabbisogni standard impongono un controllo dei conti e della spesa. Due, l'attribuzione di competenze, quindi queste funzioni che saranno esercitate, dovranno responsabilizzare il politico e l'amministratore. E penso che veramente tutti i cittadini italiani abbiano il diritto e la pretesa che chi amministra la cosa pubblica, che i politici rispondano direttamente di quello che fanno.